lie again. And tell me what you want. This time I won't take it to the heart, 'cause I know we won't make it out. Morning. Noi siamo persi nei boschi. Ma devi parlare in inglese, adesso noi siamo British. Ma no, ma noi siamo italiani in Inghilterra. Ma un saluto British per i vlog. Dobbiamo... Ok, adesso ragioneremo sul saluto British. Cioè, pensare che siamo a settembre, si muore di caldo in Italia, noi stiamo così. Quindi sì, dobbiamo proprio far percepire l'inglese attraverso il video, perché così lo respirano dall'Italia, no? Ad ogni modo, noi siamo felpa, cappuccio. Guarda come svagheggia quando dico queste cazzate madornali, sì. Cerca di cambiare. Sì, ragazzi, lo faccio, vuole tanta pazienza. Comunque, cercherò di parlare con voi senza cadere, perché qua è tutta una buca. Siamo nel Peak District, come vi dicevo, con felpa, cappuccio, un po' tutti appardati, perché fa freddino, in effetti. Io ci tengo precisamente una cosa, però la dico subito, facciamo una cosa, io mi fermo così vi faccio vedere anche cosa mi circonda, a parte questo essere qui, e chiedesco subito una cosa. Noi siamo nel Peak District, quindi in un posto bellissimo, e molto probabilmente nel giro di questo video io dirò che amo questo posto 3 o 4 volte, però io vi assicuro che in nessun modo questo diciamo sottintende che è più bello dell'Italia, che questo posto è più bello dell'Italia e che qua in Inghilterra è tutto molto più bello che in Italia. Assolutamente no. Ci tengo a precisarlo perché magari questa cosa non passa. Sì, mia madre quando dice i figli sono tutti uguali, voglio bene, non si fanno paragoni, vuoi bene a tutti i figli. Quindi intendo dire che amiamo l'Italia, l'Italia è bellissima. Ora siamo in Inghilterra, vi facciamo vedere appunto dove andiamo, vi portiamo con noi nelle nostre escursioni, nelle nostre passeggiate, però ecco, questo non sta anche a significare che noi preferiamo l'Inghilterra all'Italia. Basta, ok? Basta, sì. Continuiamo a camminare. Nonna, ma vuoi più bene a me, vero? No, i nipoti sono tutti uguali. Dai, nonna, dai, perfezionata a me, dai, di la verità. Oggi è domenica, comunque lo so, dovrò trovare una tana dei tassi e buttarcelo dentro. A me? Sì. Guarda quanto sono allegro nel post-gara. Guarda, notate un lemme un pochino più allegro, soprattutto... Sono ubriaco le calorie. È ubriaco di carboidrati. No, oggi sto off e sto grassi alti. Fammi raccontare a me. Vai. Allora, ieri siamo stati a cena a un ristorante indiano, molto buono tra l'altro, ci torneremo senz'altro. E questa mattina io mi sono svegliata alle 4, ho cominciato a lavorare che erano le 5 del mattino. A un certo punto gli ho detto a Ludo, gli ho detto sì perché nel frattempo si è svegliato anche lui, andiamo a farci una passeggiata perché sennò scoppia il cervello. Video nel video? Vai. Dicevo, siamo nel Peak District. Questo posto dista soltanto 20 minuti da casa nostra, il che è una figata, perché in realtà è uno dei posti più belli di tutta l'Inghilterra. Se guardate la cartina, il Peak District è un pezzone verde al centro dell'Inghilterra, è molto molto grande, quindi noi oggi visiteremo giusto un punticino e abbiamo come obiettivo quello di visitarne il più possibile gran parte, insomma, finché saremo qui in Inghilterra. Quindi ecco, adesso procediamo con l'escursione. Perché io e gli insetti? Stavamo chiacchierando, allora ho pensato di coinvolgere anche voi nella conversazione. Stavamo parlando della continuità in allenamento e ovviamente anche nella dieta, insomma, nel tenere questo stile di vita. È una tematica trita e ritrita, immagino che anche voi ne abbiate sentito parlare spessissimo. Il nostro punto di vista in merito qual è? No, ci sono momenti in cui si sta giù, in cui non avete voglia, non abbiamo voglia di allenarci, fare la dieta, quello che vi pare. Però il punto è individuare le priorità. E, sì, esempio, magari una volta che entri in sala, ok,
che sei scazzato, scoglionato per qualsiasi cosa, che stai giù, che hai la testa da un'altra parte per i pensieri, qualsiasi cosa sia, e inizi a scaldarti e vorresti stare ovunque tranne là in palestra. Oddio. Ok, sono vivo. Dicevo, quei momenti in cui vorresti stare dappertutto tranne che là, sinceramente inizi a scaldarti e non te lo senti, non senti il giusto mindset, la carica che sale e tutto. E in quei momenti, in realtà, il punto è proprio individuare la priorità. E la mia priorità è stare là ed allenarmi e fare il mio dovere e portare a termine la sessione e dare il 110% come ogni volta in cui entro in sala. È quello, punto. Quindi resettatevi, riprendetevi e ripartite. Abbiamo ripreso la macchina per andare in un altro punto, siamo a Branford. Ora Ludo prenderà la sua mano, con la sua mano prenderà la telecamera. E devo guidare. E quindi niente, va bene. Castleton, si sente velare in sottofondo, è tutto così rupestre, campestre, che bello. Comunque adesso ci andiamo a rifocillare, perché sono super affamata. Vi lasciamo vedere quanto è bello. Adesso arriva la pappa, fuffa. Ho fame. Arriva la pappa. Alla fine siamo rientrati in città perché... tutto pieno. Sì, non abbiamo comunque trovato parcheggio. Comunque ci torneremo e abbiamo già selezionato una prima locanda da provare. E adesso siamo ad orario brunch ancora. Quindi sì, a tutti gli effetti facciamo il brunch della domenica inglese. Ordiniamo? Allora, torniamo qui. Impiattato molto bene, molto carino. Queste sono tre insalate, l'avreste mai detto? Ecco, questo è il salmone, questa è la porzione di Ludo, che è anche peggio. Sei soddisfatto del tuo pranzo? Spero quantomeno sia buono. Però sì, abbiamo decisamente un problema con le quantità. Tornati a casa e ho spacchettato, anzi sto spacchettando, il nuovo orologio contapassi. Il mio l'ho perso con il trasloco, penso di averlo lasciato a Roma, e finora sono stata senza, ora l'ho ricomprato. Da domani inizio la mia prep, è lunedì, si inizia sempre di lunedì la prep, e avevo bisogno di un contapassi, perché comunque andrò a monitorare anche il mio NEAT. Ah, ok. Eccolo qui, l'ho preso con questo cinturino rosa cipria, che si mette un po' con tutto, mi piace moltissimo. Adesso lo metterò in carica e poi lo testerò. Non è costato tanto e credo sia veramente ottimo, qualità-prezzo. Vi lascio il link in descrizione. Non esiste un settembre senza i fichi. Buonissimo, un po' infami perché i semini si mettono dappertutto. È anche cascato un pezzo di fico per terra.
buongiorno. Signora, pacco per lei. Che pacco? Mi faccia vedere un po'. Ma questo è il pacco che ci hanno ordinato, perché stanno arrivando le richieste pure qua. E me pacco Raino. Così, il fattorini. Bene, bene. Allora, è lunedì. Athletics, ragazzi, eh. È lunedì, siamo pronti. In realtà è mezzogiorno, quindi siamo anche un po'... Vabbè, dai, abbastanza nei tempi. Allora, questa è l'orologio in azione. Guardate, potete scorrere oppure andare di lato. Dice anche ti monitora il sonno, il battito cardiaco. Veramente carino. Ah, ti dà anche il protocollo di rilassamento. Tu avvii, decidi di fare un minuto, due minuti e lui ti guida nella respirazione. Sì. Un piccolo ago che sta dentro. Ho freddo. Ho entrato anche una cosa nell'occhio. Allora, oddio, sta fuori. Allora, io vado in palestra e iniziamo in quarta questa settimana, cioè no, iniziamo con gambe questa settimana, perché ho impostato così la split. Trovate comunque ogni mio singolo allenamento su Rhino Nation, perché c'è il mio log, aperto il mio log di questa stagione. Ho la gara tra 8 settimane, 24-25 ancora non si sa perché non è uscito il calendario ufficiale, però sono ufficialmente in prep, quindi mi vedete bella a mille, la strada sarà lunga da percorrere, quindi godetevi una Giorgia tutta ancora energica, ma spero di mantenermi così fino alla gara, speriamo, non lo so. Adesso vado, vi lascio e vi auguro una buona giornata ovunque voi siate. Ciao ciao!